Buongiorno a tutti, oggi abbiamo una lezione un po' particolare, un po' diversa diciamo da quelle normali, ma non abbiamo mai lezioni veramente normali in realtà. No, la settimana scorsa è stata la settimana della lingua, quindi abbiamo fatto delle attività, mi riferivo a queste lezioni alla settimana scorsa, che abbiamo avuto molte attività per diciamo relative alle lezioni per festeggiare i 500 anni della prima edizione dell'Orlando Furioso e i 100 anni della nascita di Giorgio Bassani, grande scrittore del Novecento, entrambi di Ferrara, quindi abbiamo approfittato per fare un omaggio a Ferrara, la città di Ferrara. Molti di quelli che vedo qui oggi erano anche alle attività della settimana scorsa. E oggi diamo continuità, possiamo dire, con la conferenza del professor Nicola Perullo, intitolata Filosofia estetica di Bosco. Io leggerò due parole di presentazione del professor Perullo e poi passerò la parola a Isabella Caglia, che è nostra orientando di master, una tesi su Pellegrino Artusi, poi Isabella ne parlerà. Nicola Perullo, filosofo italiano, professore di estetica all'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sì, vedo che questa cosa mi interessa, giustamente, in Italia. E autore di Epistemologia, la cucina e arte del 2016, il primo e il secondo del 2013, e anche del libro Un posto come esperienza del 2012. A conferenza tempo l'obiettivo a commentare l'autore e un panorama di sua pesquisa accademica alla quasi detenzione, un abordaggio letterario, filosofica e estetica sullo differenti tipi di esperienze umane con os alimentos, ma cosa è che non si sospetto a tutti, rispetto a tutti, tra sé, conoscimento e differenza e sabedoria. Prego, allora, do la parola prima a Isabella velocemente e poi a professor Nicola. Buongiorno, è bellissimo perché siccome io vengo dagli studi dell'alimentazione e sono italianista, ma il fatto che io possa, che ci sia stata questa bellissima coincidenza che Natalia abbia invitato il professor Perullo di venire a San Paolo per un ciclo di conferenze e incontri e che lui possa essere qui nel nostro reparto, è veramente un'emozione, perché gli studi dell'alimentazione c'entrano sia con la lingua che con la letteratura che con la cultura, per cui se io posso dare questo piccolo contributo ai nostri studi, alle nostre ricerche, io credo sia già qualcosa di, no? E dopo, se vi interessa, io ho qui tre libri suoi, possiamo poi fare fotocopie, non lo so, poi ne parliamo con la professoressa Casini, che sono naturalmente in italiano, e se vi interesserà l'argomento, io mi auguro di sì, poi facciamo questa condivisione. Abbiamo qua anche in portoghese per vendere. Ottimo. Il costo con esperienza. Benissimo, va bene, allora grazie e buona conferenza. Quindi diamo la parola al professor Nicola Perullo, grazie. Grazie, io sto in piedi così vedete meglio. Intanto ringrazio la professoressa Casini, la dottoressa Caglia per avermi invitato oggi qui, per me è molto bello, è la prima volta che sono in Brasile, è la prima volta che sono a San Paolo, e quindi per me è tutto nuovo e sto esplorando, sono qua da 3 giorni, quindi niente. Il tempo è poco, ho poco tempo per raccontarvi qualcosa e quindi naturalmente farò una introduzione molto generale alle cose che faccio e agli argomenti di cui mi sono occupato e che di cui mi occupo. Colgo l'occasione per dire, forse anche questo, che chi fosse interessato, Natalia, domani pomeriggio noi abbiamo un'altra pubblica conferenza a SESC, e quindi se qualcuno volesse continuare a sentirmi, non si annoia dopo questo incontro, puoi dire che domani alle 18, no? A me ogni volta in SESC
uma pode ser uma forma de dar continuidade para hoje, porque amanhã vai ser 4 horas de intercâmbio, né, de inglês, no CPF, que é o Centro de Pesquisa do SESC, Pesquisa e Formação. No prédio da Fecomércio. Fecomércio na Fugiu. Ah, isso, o endereço. Poi Bene, allora io comincerò dicendo che cosa significa filosofia estetica del gusto. Filosofia, tutti sanno che cos'è filosofia, ma la prima questione che può emergere è che cosa c'entra la filosofia con l'alimentazione, che cosa c'entra la filosofia con il cibo, perché solitamente si intende la filosofia qualcosa di molto lontano dall'alimentazione e dal cibo, e la testa e la pancia sono considerate due cose opposte, molto lontane, no? E solitamente si pensa che nella testa ci sta la verità e nella pancia ci sta l'errore, o ci sta ciò che non è importante. Nella testa ci sta lo spirito, l'intelligenza, nella pancia ci stanno la lordura, la bassura, la materia, gli istinti. E quindi solitamente e storicamente nella filosofia si è visto con poco interesse, con poco sospetto il tema del cibo e dell'alimentazione come tema di studio, come tema di analisi. Ci sono molti filosofi che hanno naturalmente tutti si sono accorti che senza cibo non si vive. Non è che l'ho scoperto io o l'ha scoperto qualcuno pochi anni fa. Senza cibo non c'è vita. Senza vita non c'è filosofia, non c'è arte, non c'è niente. Quindi questo è qualcosa di ovvio che tutti hanno sempre notato, però il problema è come tu pensi e utilizzi il cibo per vivere. Una forte tradizione del pensiero filosofico, anche scientifico, culturale, ha visto il cibo come un carburante, come ciò che serve al sostentamento, appunto all'energia, alla vita. Ma in quanto carburante, il cibo viene considerato in questa prospettiva qualcosa di ovvio, di evidente, di naturale, su cui non c'è bisogno di interrogarsi. È un po' come l'ossigeno, come l'aria, no? È difficile trovare una filosofia dell'aria o dell'ossigeno. Ma senza ossigeno non c'è vita, quindi l'ossigeno è l'ossigeno, il cibo, dove per cibo intendo anche acqua, sono gli elementi basilari della vita e dell'esistenza, no? Ma sono talmente importanti che non tanto spesso ci si interroga su queste cose. Più le cose sono vicine e sono necessarie, meno solitamente si pensa a studiarle o analizzarle. Questo è un fatto che accapita per molti aspetti della vita. Esistono poche filosofie del cibo, poche filosofie del respiro, dell'ossigeno, poche filosofie dell'acqua, o poche filosofie anche della sessualità o dell'eros. E perché parlo dell'eros e della sessualità? Perché in realtà la filosofia del cibo come materia, come disciplina, come qualcosa che comincia a essere tematizzato, nasce non tanto tempo fa, nelle studi, nel campo filosofico-culturale, nasce circa 40 anni fa e nasce soprattutto da filosofe donne che studiano il cibo a partire dalle questioni che riguardano la differenza sessuale, il femminismo oppure l'emancipazione. E quindi c'è un rapporto molto stretto tra sesso e cibo, sessualità e cibo, sia perché
sono due aspetti basilari, come dicevo prima, sia perché hanno molti altri punti in comune. Diceva Platone, Platone dice nel Fedone, che è un famoso dialogo platonico, il vero filosofo, dove il filosofo non si intende chi è laureato in filosofia, per Platone il filosofo è l'uomo di conoscenza, il vero filosofo non si occupa di questioni come i piaceri del cibo, i piaceri dell'amore, si occupa di ciò che riguarda la parte spirituale, la parte più elevata. Allora, uno dei temi fondamentali della questione di una filosofia del cibo è proprio quello che riguarda il piacere. Perché? Perché finché prendiamo il cibo come carburante o come medicina, dice Sant'Agostino, finché io prendo il cibo come medicina, va bene, il cibo serve, il cibo è necessario, Dio ci ha dato il cibo come medicina, come farmaco. Infatti la dietetica è una disciplina molto antica. La dietetica è sempre stata considerata molto importante. Finché io prendo il cibo in questo senso, va benissimo. Quando il cibo però diventa piacere, il limite, il confine fra la necessità e il piacere è molto sottile. Questo è il punto. È un piacere, è una frontiera molto fragile. Necessità-piacere. Allora, dice Agostino, il piacere del cibo diventa negativo, diventa pericoloso. Quindi uno dei motivi principali per cui la filosofia del cibo ha sempre avuto difficoltà a essere è quello che riguarda la questione del piacere. Piacere del cibo, e quindi, vedete, questo è il collegamento con il piacere sessuale. Come sapete, appunto, Dante mette i golosi all'inferno, no? E la gola è un peccato, insieme alla lussuria, è un peccato capitale, quindi è un peccato grave nella tradizione cristiana. Questo naturalmente è sottoposto a moltissime eccezioni, ci sono tanti scrittori, pensatori, filosofi, autori che invece valorizzano il cibo. Normalmente, diciamo, noi passiamo da una posizione. Questo, diciamo, è il cibo visto sotto il lato del piacere, no? Voi trovate nella storia, ma anche nella vita quotidiana, delle posizioni che vanno da un ideale di astinenza dal piacere, cioè non sono interessato al cibo come piacere, e quindi cerco di non vivere il cibo così, ed è una posizione che riguarda, per esempio, molti mistici. Chi vive il rapporto con il sacro in un modo molto radicale e molto orientato allo spirito, cerca di limitare il più possibile le necessità corporali, e allora meno cibo possibile e di minore diversificazione possibile, meno qualità possibile. Perché? Perché più tu aumenti le varietà, più significa che ti piacciono diverse varietà. Quindi tu mangi se sei qui mangi un tipo di formaggio solo, non è che fai la degustazione di 50 formaggi, no? È naturale, quindi un tipo di formaggio, poche cose, semplici. Questa posizione è la posizione, appunto, che è testimoniata storicamente, filosoficamente, da molte posizioni, dicevo, religiosi, mistici, ma anche molti uomini di scienza e di cultura. Se voi guardate l'iconografia, le immagini dello scienziato moderno, i grandi fisici, i grandi matematici del 600, del 500, vedete i quadri? Sono tutti magri, non esiste, pensate l'idea di uno scienziato, di un genio enorme, grassissimo, no? È molto difficile da pensare, perché
il cibo appesantisce, porta giù, porta verso la materia, invece se tu vuoi andare verso lo spirito, verso la mente, verso le idee, devi essere più leggero. Questa posizione poi ha a che fare oggi con questioni che possono riguardare anche altre situazioni come malattie, disturbi alimentari, eccetera, eccetera, però adesso non apro tutte queste parentesi, se no parlo solo di questo, e questa era semplicemente la premessa. Quindi, da quest'altra parte, all'estremo opposto, voi trovate coloro che vivono invece il piacere del cibo come filosofia di vita. Allora, quello che si può chiamare, si è chiamato, così, con un termine greco, nobile, importante, edonismo. Cioè, l'edonismo è la filosofia del piacere per il piacere. Piacere, qui parliamo del cibo, però spesso gli edonisti, o storicamente, no, i libertini, i materialisti, hanno anche un'apertura verso i piaceri sessuali, verso i piaceri materiali, i piaceri fisici. Questa posizione è una posizione, diciamo, se volessimo fare schemi molto generali, qui avete la posizione filosofica classica, platonica, molto seria, non lo so, rigorosa, kantiana, newtoniana, qui avete la posizione di filosofie un po' più marginali, appunto, non lo so, Epicuro, anche se poi Epicuro in realtà non è che fosse uno che gozzovigliava, però è considerato colui che pensa naturalmente in termini filosofici al piacere come qualcosa che è il fine della vita, no? E il piacere come fine della vita riguarda anche gli aspetti materiali dell'esistenza, gli aspetti della convivialità, della felicità terrena. Però normalmente, nella grande maggioranza dei casi, che riguardano anche quasi tutti noi, l'ideale più praticato, l'ideale più comune, è quello che non sta né qui, ma sta con tutte le gradazioni possibili in mezzo, cioè è l'ideale della moderazione, no? Quindi l'idea di essere moderati. L'idea della moderazione significa che noi indulgiamo ai piaceri del cibo o ai piaceri sessuali un po', ma non troppo. Un po', ma non troppo. Naturalmente poi ognuno gestisce questa moderazione più verso qui o più verso qui, in base a tante differenti elementi, culture, sensibilità personali. Però l'idea della moderazione è un ideale molto forte della filosofia, un ideale molto forte della vita individuale, ed è qui che si gioca molto del discorso filosofico sul cibo, in gran parte è questo. La moderazione ha naturalmente tre tipi di motivo. Un motivo di tipo etico: è necessario essere moderati, è giusto essere moderati, perché? Perché se non si è moderati si è troppo preda e vittima di istinti e di impulsi che ci portano verso una condizione animale, verso una condizione non umana, ci fanno regredire. Eticamente questo è considerato pericoloso sul piano sociale. Pensate a quanto queste persone qui sono marginalizzate nella sfera sociale, nel potere politico, per esempio, no? È molto difficile trovare un presidente della Repubblica di qualunque Stato che
dichiari di essere un edonista, un gastronomo, uno che ama i piaceri dissoluti del cibo e del sesso. Lo fanno di nascosto, in privato magari, ma di nascosto, non possono dirlo pubblicamente. Il piacere di questo tipo è un piacere che va gestito spesso nella sfera privata. Nessuno accusa un presidente o un uomo molto importante di essere un appassionato di arte o di musica, anche estremo. Se tu sei appassionato di piaceri della musica, di piaceri dell'arte, di piaceri della letteratura, può essere all'infinito, anzi spesso è considerato un merito, no? È molto bello, un uomo molto colto, ma se tu hai troppi piaceri di questo tipo, no. Quindi c'è una questione di tipo etico che è forte per questa diciamo necessità di moderazione. Poi c'è un tipo di motivazione più epistemologica o metafisica, che sostanzialmente riguarda la sfera che si domanda alla fine che cos'è che noi conosciamo del mondo esterno attraverso il piacere del cibo. Uno dei problemi forti della filosofia del cibo è quello che riguarda i sensi. I sensi in questo modello filosofico più classico, più rigido, più tradizionale, di solito sono gerarchizzati. C'è una gerarchia dei sensi. Ci sono sensi più intellettuali, più nobili, più mentali, e la vista è il senso più mentale di tutti, è il senso più nobile, è il senso della conoscenza, è il senso della verità. La vista, voi sapete che idea, la parola idea viene da video, no? Vedere. L'idea è qualcosa che riguarda un'immagine visiva. Noi siamo fatti a immagine di Dio, non siamo fatti al gusto di Dio o a profumo di Dio, no? Noi siamo fatti a immagine di Dio. Allora, la vista è il senso su cui si basa gran parte della conoscenza cosiddetta oggettiva, scientifica. La fisica e la chimica moderne che cosa sono? Sono un telescopio e un microscopio. Il telescopio è la protesi dell'occhio umano verso l'infinitamente grande, il microscopio è la protesi dell'occhio umano verso l'infinitamente piccolo. Sono due strumenti ottici su cui si basa la quasi totalità della scienza su cui ci basiamo oggi, no? La vista e l'udito sono considerati sensi di distanza, sensi distali, sensi di lontananza, perché con l'occhio io vedo molto lontano, vedo le stelle, vedo il cielo e vedo cose che sono lontane da me. Con l'udito un po' meno, ma non sento certamente quello che succede sulle stelle, però sento a distanza. Sono sensi che sono appunto chiamati distali. Vista, udito, distali. Poi abbiamo invece i sensi di contatto, i sensi prossimali, tatto, olfatto e gusto. Allora, come dice la stessa parola, i sensi prossimali sono sensi di che richiedono una prossimità, una relazione di contatto tra noi, tra chi percepisce e il mondo esterno. Questi sensi prossimali hanno una storia nella tradizione culturale, scientifica e filosofica
sempre con tante eccezioni, però io adesso vi sto facendo uno schema generale che non posso entrare nelle eccezioni, altrimenti non riesco a farlo, ma tenete conto che tutto quello che sto dicendo può essere dettagliato e specificato con posizioni che poi sono differenti l'una dall'altra, non sono molto uguali. Ma generalmente l'idea è che diciamo, il tatto ha una posizione un po' ambigua, perché il tatto è considerato da molti autori importante. Il tatto è il senso che ci consente l'orientamento nel mondo e quindi il rapporto tra il nostro corpo e la terra, e quindi questo tipo di tattilità è considerata da molti pensatori chiave. Per Kant il tatto era un senso cognitivo importante, di conoscenza. Però il tatto è contatto con l'esterno della superficie. Io tocco la superficie, ma la superficie non entra dentro di me. Il mondo esterno non entra dentro di me. Con l'olfatto e con il gusto invece noi abbiamo una prossimità che è incorporazione. Per sentire una mela, il gusto o il profumo di una mela, devo mangiarla. E quindi io divoro la mela entra dentro di me. La mela entra dentro di me e quindi avviene una contaminazione tra me e la mela. Per conoscere la mela, io devo divorare la mela, devo mescolare la mela con me. Questo per molti è considerato, questo fatto necessario è considerato da molti qualcosa di epistemologicamente, cognitivamente dubbio, fallace, perché non ho la distanza, non ho la possibilità di conoscere senza questa contaminazione. Com'è che si dice? Conoscenza oggettiva, no? C'è un soggetto qui e un oggetto qui, ma se io la mela la metto dentro di me, soggetto e oggetto si mescolano. E da lì nasce quel motto, quel detto medievale, che era alla fine di una disputa tra medievali, che è de gustibus non est disputandum, no? Sui gusti non si può discutere. There is no accounting for taste in inglese, no? E sul gusto, cosa vuol dire sul gusto non si può discutere? Sul gusto come piacere, siccome il piacere ha a che fare con questo fenomeno di introiezione, quello che piace a me, quello che io trovo buono è mio, quello che tu trovi buono è tuo, basta, non c'è da discutere molto. Mentre c'è da discutere su ciò che vediamo e su ciò che udiamo, perché può essere condiviso da tutti. Ecco il motivo epistemologico, metafisico, per cui bisogna andare cauti con il gusto come piacere, con il cibo come piacere. Bisogna andare cauti perché c'è tutto questo problema che riguarda che cosa noi conosciamo del mondo quando mangiamo e quando beviamo. Secondo molti scienziati o pensatori, filosofi, non solo filosofi in senso tecnico, anche Isaac Newton, anche Einstein pensavano che il gusto non fosse un senso di conoscenza, per i motivi che sto dicendo. Il gusto ha questa caratteristica. E quindi questo è un altro punto molto importante che riguarda il motivo per cui la filosofia del cibo è stata poco praticata e per cui poi si cerca sempre un elemento, un'attitudine di moderazione nell'approccio al cibo. Infine c'è un tipo di questioni che riguardano il campo dell'estetica. Il campo dell'estetica, ecco, e qui vado a spiegare quest'altra parola estetica. Chi non studia filosofia di solito pensa che l'estetica abbia a che fare con la vista, con l'apparenza visiva. L'estetica
è l'apparenza, ciò che sta sopra, no? Allora, dire a qualcuno a me non mi interessa l'estetica significa spesso dire a me non mi interessa l'apparenza, no? Io vado alla sostanza, vado... Questo significato della parola estetica è un significato non sbagliato, ma molto riduttivo dell'estetica. Estetica è una parola molto strana, che è stata inventata nel 1750. Estetica è il nome di un trattato che un filosofo che si chiamava Alexander Baumgarten, un filosofo tedesco, è un filosofo della scuola leibniziana, wolfiana, inventò questa parola nel 1750 intitolando questo trattato Estetica. L'aveva scritto in latino, quindi era aesthetica, e aesthetica viene dal greco aesthesis. La parola greca per estetica è aesthesis. Aesthesis significa sensazione, significa ciò che sento, ciò che percepisco solo con i sensi. Estetica viene dal verbo greco aesthanomai, come io percepisco, io sento. Dunque, l'estetica, per Baumgarten, per farvela breve, era la scienza della conoscenza sensibile, cioè ciò che conosco attraverso i sensi e non attraverso l'intelletto. Non è la conoscenza della logica, che è la conoscenza intellettuale, razionale, ma è la conoscenza dei sensi, soltanto ciò che sento attraverso i sensi. Però per Baumgarten questo, l'estetica riguardava tutti i sensi, non soltanto la vista, tutti i sensi. Poi dopo, con Kant e con altri filosofi occidentali, l'estetica è diventata filosofia del bello e filosofia del bello soprattutto visivo, per i motivi che dicevo prima, perché per Kant il vino è piacevole e quello che piace a me può non piacere a te, ma un tramonto o il cielo stellato sono belli. E questa bellezza è qualcosa che noi condividiamo perché come esseri umani abbiamo nel nostro animo un senso comune che accomuna tutti, appunto, e che ci permette di condividere universalmente la bellezza del cielo. Ma non abbiamo un senso comune per il gusto. Il gusto, secondo Kant, il gusto del cibo è qualcosa di totalmente personale. E quindi questo significato di estetica nasce con Baumgarten e voleva fare una conoscenza sensibile anche dei sensi minori, di tatto, olfatto, gusto. Poi noi la intendiamo, la gente la intende come soltanto ciò che riguarda la vista. Ovviamente quando io parlo di estetica del gusto mi riferisco all'estetica nel senso di Baumgarten come scienza della percezione. La percezione gustativa in questo caso, no? Il gusto come un dispositivo, un senso che ci consente di conoscere qualcosa del mondo esterno, e questa è la mia idea. Nei libri che poi aveva anche citato la professoressa Callia, appunto di questo libro Il gusto come esperienza, parla del fatto che il gusto è un senso complesso, ricco di sfumature, pieno di possibilità inesplorate, e in questo libro cerco di raccontare il gusto attraverso le esperienze che se ne fanno. L'esperienza del gusto è il cuore, il concetto che guida i capitoli di questo libro. Quindi nell'estetica tradizionale, kantiana, filosofica,
il gusto e l'olfatto non rientrano. Non rientrano. Infatti, per molta estetica tradizionale, così come per Platone, la cucina non è un'arte. La cucina non è un'arte, perché? Perché il cuoco produce delle cose che non danno un piacere estetico in questa idea, produce delle cose che danno un piacere solo edonistico, muy semplice, molto basico e anche pericoloso. Quindi l'estetico rispetto al piacere del cibo ha questo problema che riguarda sapere se il gusto ha un senso estetico o no, se la cucina è un'arte, se il cuoco è un artista. Io ho fatto anche un libro che appunto è stato prima citato, che si chiama La cucina è arte, che si occupa di questo tema della, della cucina e dei cuochi, esplora questa problematica, no? Quindi questi sono complessivamente alcuni problemi, alcune questioni che pone la, il tema del cibo visto sotto una prospettiva filosofica. Quindi la filosofia del cibo e l'estetica del gusto di cosa si occupano? Si occupano di tante articolazioni su questi temi. Il tema etico. Oggi, per esempio, voi sapete che c'è nel mondo un progressivo incremento della questione del vegetarianesimo, no? Non mangiare carne. Allora, una filosofia del cibo, tra i suoi vari possibili temi, a quello che riguarda la questione della carne. È giusto mangiare carne? Punto interrogativo. Questa è una tipica questione, una tipica domanda di etica dell'alimentazione, di etica del cibo. Oppure ciò che riguarda le OGM, i GMO, le biotecnologie, sono questioni che riguardano il campo etico. Le questioni che riguardano la filosofia del cibo sotto il piano epistemologico, cognitivo, sono quelle che riguardano appunto il rapporto fra soggettività e oggettività nella conoscenza, no? Il gusto è un senso cognitivo, ma in che senso lo è? Lo è come la vista o ha delle particolarità? Io ritengo che il gusto abbia delle particolarità perché il cibo è l'unica parte di mondo solido che noi mettiamo nel nostro corpo. E questo è un punto di estrema importanza. Il cibo, come voi sapete bene, ha a che fare con la salute, la dietetica nel senso più completo, più complesso, ha a che fare con il benessere psichico, con il rapporto fra mente e corpo. Tutte queste sono molte, queste e molte altre questioni sono questioni che una filosofia del cibo tratta e che può argomentare, no? Quanto ciò che mangiamo incide sulla nostra felicità, quanto noi possiamo modellare noi stessi, le nostre identità attraverso il cibo che mangiamo o attraverso il cibo che cuciniamo. Le questioni che riguardano una filosofia del cibo sul piano più estetico, e quella soprattutto mi occupo io perché io sono professore di estetica e quindi vengo da quel campo, dal campo che studia l'arte, che studia il piacere, le questioni sono appunto se la cucina è arte, se il gusto ha una componente creativa, se la percezione gustativa è una percezione creativa. Io penso che quando noi gustiamo
non siamo passivi, ma siamo attivamente coinvolti nella percezione. E questa è una questione che sta tra estetica e epistemologia. E così andare tante altre questioni. Adesso non voglio sovraccaricarvi di argomenti, di suggestioni, perché altrimenti poi rischio di farvi troppo, di mettere troppa carne al fuoco e di avere poi confusione. Però ecco, questo è il punto generale su cui direi che una filosofia del cibo e un'estetica del gusto sono orientati. Adesso vorrei, gli ultimi 10 minuti, sono 9:25, parlarvi brevemente di quello che io ho fatto, ve l'ho un po' già detto, ma vi riassumo, mi è stato chiesto di farlo e quindi vi dico pochi minuti qual è stato il mio percorso. Io, come vi dicevo, ho avuto un PhD in estetica, poi sono diventato ricercatore, professore, e però ciò che mi ha interessato sempre, io mi sono appassionato di gastronomia, di vino e di cibo quando ero molto giovane, avevo 22 anni, più o meno penso l'età che abbiano molti, che hanno molti di voi qui, e era il 92-93, e a quel tempo era molto poco di moda, adesso è molto di moda, no? La gastronomia, il cibo, il vino, tutti fanno corsi, sono scuole di cucina, master, tantissimo. Io stesso insegno in un'università che è specificamente dedicata a questo. Però nel 92, quando io mi sono iscritto a un corso di vino, che ero studente come voi, passavo da una strada, c'era un'osteria dove io andavo a mangiare a volte che mi piaceva, e c'era una brochure, c'era scritto corso di degustazione di vino, e io mi ero curioso, mi sono iscritto perché avevo cominciato a bere vino da poco, da un anno, e mi sono innamorato del vino, che è diventato il mio più lungo amore, perché io è una relazione da 25 anni, no? Io non ho mai avuto una relazione di 25 anni. E poi il vino non l'ho mai tradito per altre dell'aria. Esiste solo il vino. E sono fissato, sono fedele al vino. Per molti anni, e poi sono diventato, mi sono anche interessato alla cucina e al cibo, ma non tanto nel fare cucina, perché io cucino ma a casa, normalmente non ho mai avuto l'idea di fare il cuoco, anche perché, ripeto, negli anni 90 fare il cuoco non era considerato una cosa cool, molto trendy, era considerato una cosa da sfigati, proprio. Era, quando io ho fatto il corso di vino, io avevo 22 anni e dopo di me quello più giovane aveva 68 anni, erano tutte persone di una certa età, non era di moda, era una situazione molto diversa in Italia ma in tutto il mondo. E per molti anni io ho seguito questa passione, poi sono diventato, ho fatto anche un po' di critico, ecco, una delle questioni di una filosofia del cibo è quella che riguarda che cos'è l'expertise, che cosa vuol dire essere esperti, che cos'è la critica, cosa significa giudicare, valutare. Questo è un tema forte della filosofia dell'estetica del gusto. Nel libro Il gusto come esperienza anche ne parlo. Per molti anni, dicevo, io ho fatto il mio percorso di expertise, di pratica sul vino e sulla cucina, non la cucina da fare ma la cucina come andare a mangiare. Mi piaceva molto andare a scoprire e cominciare a gustare e a capire, no? Ma non era legato alla filosofia, non era legato al percorso accademico, erano due cose che andavano ognuna per la sua strada. Dopo un po' di anni, verso l'inizio degli anni 2000, dopo una decina d'anni che già ero molto in questa pratica, per deformazione, per mentalità, ho cominciato a mettere insieme, ma quello che mi piace e l'unica cosa di cui sono orgoglioso è che è stata la pratica
l'esperienza che ha portato alla teoria e non la teoria che ha portato all'esperienza. Oggi che queste cose sono di moda, mi dispiace dirvelo, ma voi trovate tanti accademici, studiosi, professori che si mettono a studiare il cibo ma che non sanno nulla del cibo in sé, non sono, è legittimo, per carità, ognuno non è che, però non sono tanto interessati, lo fanno come possono fare filosofia della musica, filosofia del cinema, filosofia di qualunque cosa, e fanno anche filosofia del cibo. Per me è stato differente, io proprio sono un militante, un attivista del campo e poi il cibo per me è questa sfera che si chiama gastronomia, che è un'altra parola molto equivoca, perché gastronomia per me, per la mia università, non vuol dire semplicemente far da mangiare. Gastronomia è tutto questo che ho detto è gastronomia per me. Dicevo, ho cominciato a mettere insieme questi pezzi e il primo libro che ho scritto su queste cose, che si chiamava Per una filosofia del cibo, è del 2005, ha 12 anni ormai, è uscito nel 2005 e poi ne ho fatti tanti altri, poi ho fatto anche libri su altre cose, perché io avevo studiato, mi sono lavorato in Francia con Derrida, ho studiato il decostruzionismo, la filosofia del linguaggio, e poi altre questioni di estetica, e poi è venuto fuori questo percorso che ha sostanzialmente avuto queste tre tappe. La prima tappa, che è stata la tappa iniziale dal 2005 fino al 2010 circa, in cui ho scritto i primi lavori, e mi ricollego a quello che dicevo su queste filosofe americane che hanno inaugurato la filosofia del cibo negli anni 90. Io mi sono ispirato all'inizio a queste autrici, a questi autori, ed era molto bello, perché se tu devi fare una filosofia che valuta il gusto o che valuta la cucina, devi cambiare il paradigma, devi sovvertire, no? Devi fare un'opera di sovvertimento e di critica della cultura, perché se la cultura è questo, soprattutto se tu vuoi valorizzare il gusto, la cucina, devi fare quella, come dire, che oggi si chiama un'estetica della vita quotidiana, una filosofia del quotidiano, devi rivalutare delle operazioni che sono operazioni normalmente sottovalutate. E questo è stato il primo momento, fare questa operazione di scavo storico, critico, culturale su questo. Poi dopo, nella seconda parte della mia ricerca, ho cercato di fare una proposta, una piccola proposta, che poi è quella che si vede soprattutto nel libro Il gusto come esperienza, dove cerco di dire cosa io penso del gusto e cos'è per me il gusto come sistema complesso di cui fanno parte i sapori, ma anche fanno parte cose che non riguardano i sapori, la società, la cultura, la biografia, la storia e molte altre cose che sono tutte incarnate nell'esperienza. E poi c'è la terza fase, l'ultima, che è cominciata 2 anni fa, nella quale sono ora molto coinvolto e che mi prende, che è quella che riguarda una sorta di tentativo di vedere il gusto non come qualcosa che semplicemente noi acquisiamo, perché di solito, ecco, quello che io trovo oggi molto sbagliato è pensare al gusto come buon gusto. L'idea del gusto per la cucina, per il vino, come qualcosa che noi impariamo a scuola, come fosse matematica, fisica, ok? Impariamo che cosa è il buon gusto. Il buon gusto, su questo vorrei concludere, è la cosa che oggi mi sta interessando, è fortemente colonizzatore. Il concetto di buon gusto è colonizzatore al massimo. E d'altra parte, come dicevano alcuni filosofi a cui io sono legato, come Foucault, Deleuze, Derrida, cultura
alla stessa etimologia di coltura. Coltura, cultura vengono da colo e vuol dire coltivare, coltivare la terra. Cultura è coltivare la terra. Ovviamente oggi si pensa che sono due cose opposte, coltivare la terra e la cultura, ma la radice è la stessa. E come dicevano Deleuze, Gattari e Derrida e Foucault, cultura, se viene d'accordo, vuol dire anche colonizzare. La cultura è una cosa molto bella, naturalmente, ma è anche una cosa a cui bisogna stare molto attenti, perché la cultura è colonizzatrice. Io ti insegno qualcosa e quindi porto il mio campo nel tuo campo. Allora quando uno dice, ah, tu hai dei buoni prodotti alimentari, ma non le sai trasformare, io ti insegno a farli buoni. È un'operazione di colonizzazione. Quando uno vi dice, questo vino, ah, a te piace, ma no, perché tu non ci capisci niente, ti insegno io che cosa vuol dire vino buono, è un'operazione di colonizzazione, bisogna stare molto attenti a questo. Io per molti anni non sono stato consapevole fino in fondo di questo e quindi credevo molto nell'expertise, nel gusto come acquisizione di dati. Adesso invece sono molto interessato al gusto come compito, cioè come qualcosa da realizzare sempre. Il gusto è qualcosa che noi costantemente produciamo e cambia ed evolve e noi siamo responsabili del gusto che produciamo. Il gusto non è qualcosa che noi impariamo passivamente. Chiaramente noi abbiamo un background, no? Qualcosa viene, c'è una memoria, una tradizione, una famiglia, ma poi noi dobbiamo passo passo nell'esperienza prenderci la responsabilità di dire che cosa è per noi bello, buono, importante, valido, sovvertendo anche le regole che ci sono state date, perché non sono regole che vengono dal pianeta Uranio o da Marte, sono regole sociali, culturali, sono rapporti di forze che molto spesso nascondono questo tema della colonizzazione. Allora, nell'ultimo libro che ho fatto, che si chiama appunto Epistemologia, un piccolo libro, piccolino, un po' difficile, molto concentrato, c'è questo tema del gusto come compito creativo, che è qui studiato attraverso il caso del vino, perché sono tornato a trattare di vino, però è qualcosa che ha valore anche generale, ha valore complessivo, si può fare con tutto, non soltanto con il vino. Io l'ho fatto con il vino perché, come vi dicevo, a me piace il vino e sono amante del vino. Quindi queste sono le cose di cui un po' mi occupo. Adesso credo che sono 9.35 e abbiamo un po' di tempo così per domande, questioni che possiamo fare. E mi fermo qui. Riemergo. Complessi, però in un modo credo mi sembra molto accessibile, con un linguaggio molto chiaro e semplice nel senso positivo, senza eccessi intellettualisti, no? Questa è la chiave, è questa. Tra l'altro sono alunni di italiano, ma sono di diversi livelli, quindi mi sembra andato molto bene. Nel libro Il gusto come esperienza ci sono tanti esempi della letteratura, perché c'è, per esempio, c'è molto Calvino, sì. C'è molta Amerino Stomb, ci sono tanti autori. Cioè, autori che hanno... Che io ho preso per usare, per parlare di queste cose. Certo. E quindi abbiamo un po' di tempo per delle domande. Credo i temi trattati sono di interesse generale e ci riguardano, quindi noi dobbiamo
vivere, nutrirci, alimentarci, bere, possibilmente bene. E quindi ci sono domande? Apro alle domande. Non siate timidi, stare allora. Sì. Facciamo il sport per le spedute in portoghese. Il sport per le spedute in portoghese, tranquillamente. Allora, comincio io perché così non mi piaccio. Eu tive contato com o trabalho do professor Peru através desse livro. Há 3 anos eu escrevi um artigo sobre a leitura, sobre a semiótica. Eu acho que é muito interessante comida e semiótica. E eu escrevi um artigo numa pós-graduação que eu fiz, falando sobre a questão da comida semiótica, e eu não o conhecia pessoalmente, eu ganhei esse livro da Ian, que está aqui, muito obrigada. Então eu vou fazer uma pergunta sobre uma passagem do livro, onde ele diz, onde ele diz que a nossa relação gustativa... Desculpa, Isabela, levanta, você pode levantar ir lá, porque eu tô vendo que você não aparece aqui, como a gente está gravando para colocar depois à disposição de todo mundo. Então, eu achei muito interessante essa colocação que ele fez aqui, que ele diz que a nossa relação com o gosto, ela é sempre intermediada. Não existe, não sei se entendi bem, agora vou descobrir finalmente, que é como se o prazer necessitasse sempre de um terceiro, um olho ou um reflexo, outro. A relação, em outras palavras, não é dual, mas é triádica. Como é traduzir triádica? É um triangulada. Agora, questa era... E como é, então? Então eu achei isso muito interessante, porque eu, nas minhas problematizações, de fato, é muito difícil articular as ideias partindo do pressuposto que nunca é direto, é sempre intermediado. Agora, a minha domanda, por exemplo, posso capire um pouco melhor, se a Broca ficou bem, como, quais são, em qual nível esta... intermediazione accade fra noi e il cibo, che non è mai diretto. Se partiamo dall'idea che, come io credo, non è... Dunque, il modello normale è un modello... Il modello epistemologico tradizionale, no? Quello che facevo prima, è un modello dove tu hai un soggetto e un oggetto. Quindi un modello a due, come se noi avessimo un ente isolato qui e un ente isolato qui, e questi due enti poi sono in una certa relazione. Secondo me il cibo, ma proprio vale per tutto, mostra bene come questa relazione non è mai così, non è una relazione soggetto-oggetto. Intanto la mediazione sta nel fatto, in quel passo non era tanto scritto qua, è scritto meglio ora, che quando tu mangi un terzo succede, il terzo è la relazione, cioè tu metti dentro questo qua e questa mescolanza tra i due enti ne crea un altro, cioè c'è qualcosa che è diverso da te e dal cibo. Tu mangi una mela e mentre tu mangi una mela, tu pensi con la mela, guardi con la mela diventa parte di te per tutto il processo, in tutto l'orizzonte percettivo, in tutto l'orizzonte. Quindi già in questo senso c'è una relazione che non è semplicemente una relazione soggetto-oggetto. Triadica, o in questo caso monadica, cioè che si crea un'altra entità che è complessiva. Però quando parlavo di quello mi riferivo al fatto che il piacere del cibo è un piacere che anche
se viene esperito da soli, di nascosto, no? C'è un... ci sono delle persone che certi piaceri alimentari li fanno da soli, no? Di nascosto, perché si vergognano di farli davanti a tutti, no? Io conosco anche degli amici che sono gastronomi molto, molto seri, che però magari una volta ogni tanto si concedono una barretta di Mars, una roba junk food, no? E questo lo fanno di nascosto privatamente, come un feticismo del cibo, no? Anche in questo caso tu hai la necessità di rappresentarti rispetto a qualcosa o a qualcuno, questo piacere. Può essere uno specchio, nel capitolo lì riguardava Amerino Tom che mentre mangia i biscotti, mangia dei biscotti speculos belgi, si guarda allo specchio e si guarda nel piacere che prova attraverso questi biscotti, si vede riflessa. Il bambino, quando nasce, prova piacere dal seno materno, no? Quando tu nasci, nutrizione e piacere sono legati. E il rapporto tra seno materno, cibo e sguardo della madre costituisce un altro tipo di triangolazione. Gli studi che hanno fatto sul piacere del bambino hanno mostrato che quando il bambino si nutre, sorride, la madre sorride a sua volta, c'è questo scambio di sorrisi fra il bambino e la madre, sorrisi, ovviamente l'infante sorride in modo implicito, la madre sorride, il bambino impara a vedere nel sorriso della madre qualcosa di piacevole, di bello. Questo tipo di triangolazione, che può essere quindi esplicita, uno specchio, può essere legata a una terza persona, una persona che, no, in quel capitolo c'era la nonna che somministrava, sempre in questo racconto di Amelino Tomb, la metafisica dei tubi. Amélie racconta, nella questa biografia romanzata naturalmente, che per i primi 2 anni e mezzo lei era un tubo passivo, inerme, puro vegetale, che non provava piacere per niente. E la nonna gli somministra una barretta di cioccolato bianco e questa barretta, come dire, scatena il piacere, no? Scatena un piacere che diventa poi memoria, diventa intelligenza, lei comincia a parlare, comincia a relazionarsi al mondo. Qui avete una nonna che ti somministra il piacere, ma anche quello che ti vende il panino da McDonald's, che ti dà un piacere di junk food, se vuoi quello, è un terzo che ti somministra il piacere. Cioè il piacere del cibo non ci si somministra mai da soli, anche quando lo si va a comprare, anche quando lo si va a cercare, c'è sempre un terzo, ci sono sempre delle triangolazioni, ci sono sempre delle situazioni che riguardano una percezione che nel libro chiamo ecologica, cioè complessiva. Ecologica nel senso che, appunto, non della difesa della natura, ma ecologica nel senso etimologico, dell'oikos, dello spazio, dell'ambiente, dell'atmosfera nella quale noi produciamo questa esperienza di piacere. Quindi in realtà la triangolazione è sempre presente. Oggi direi tutta una triangolazione la chiamerei un'atmosfericità del piacere, cioè il piacere è sempre connesso a tanti elementi, non è anche più del triangolo, cioè il quadrilatero, il pentagono, l'esagono, tanti aspetti. Ma l'idea è togliere questa illusione del rapporto a due, no? Soggetto-oggetto, come se fosse una cosa immediata e pura. Dopodiché ci sono vari diversi modi in cui noi percepiamo, e la differenza con la semiotica è questa. Per me, mentre il semiologo dice che il piacere o il gusto sono sempre mediati culturalmente e quindi sono sempre... Io nel libro, c'è il primo capitolo, si chiama, riguarda il piacere nudo, per me c'è
un'esperienza vissuta nel percepire il cibo che può essere anche non mediato culturalmente da chi lo sta vivendo in quel momento. Se tu lo guardi come osservatore esterno è mediato culturalmente, ma se tu lo vedi dal punto di vista di chi sta vivendo l'esperienza, il piacere nudo, cioè il piacere su qualcosa che tu non sai, di cui non ti importa niente, di cui non hai nessun tipo, questo è un tipo, diciamo, di esperienza che è differente da quella che chiamo nel libro il gusto del cibo. E quando dico questo ai semiologi, loro dicono sempre no, non è vero, perché i semiologi, per me, diciamo, spiegare le cose con la cultura e col contesto, è, da un certo punto di vista è giusto, è vero, però è come mettere il bambino che urla a letto dandogli una caramella, no? Cioè, una cosa chiede di essere compresa e spiegata, e tu la spieghi e la comprendi dicendo è il contesto. Bene, come metti il bambino zitto, tranquillo a dormire e risolvi il problema. Invece il contesto, secondo me, è un elemento che ti deve poi portare a capire le differenze delle esperienze, perché i contesti non sono qualcosa di stabile, finisce, non sono tutti uguali, e poi le persone che vivono nel contesto lo vivono sempre con, diciamo, delle sensibilità, delle tonalità, dei punti che sono differenti. È per questo che nel libro non c'è una teoria del gusto, ma ci sono delle narrazioni. L'ho fatto un po' lungo, ma... Ci sono altre domande? No, lo chiedo perché non so se alle 10 in quest'aula ci sono altre lezioni. Già le abbiamo. Sì. Un'altra domanda. C'è qualche... Prego. Se mi ha fasciato molto questa idea che il buon gusto sia un vettore di colonizzazione. Voi avete menzionato questa cosa, da colonizzare, da contratto, il concetto di colonizzare e il concetto di cultura, sì, alla fine. Perché, esatto. Cioè, la radice di colonizzare sarebbe questo termine in latino, al collo, col, che significa io occupo la terra. Sì. Così io coltivo la terra. Ci puoi spiegare un po' di più questa cosa? Cioè, il buon gusto come essendo questo, sì, questo vettore? Il buon gusto poi, in effetti, se tu lo vedi su un piano storico-sociologico, è collegato all'epoca borghese, all'età moderna e quindi all'estetica borghese, no? Bourdieu, il gusto come distinzione sociale. I ricchi sono quelli che gli piacciono quelle cose, i poveri gli piacciono quelle altre o meno, no? Questo negli anni 70. E è un po' datato, però è ancora molto interessante. Se tu intendi il gusto come buon gusto, c'è sempre un rapporto di forze su quel cos'è meglio di qualcos'altro. Io penso che per attivare il gusto come compito, come percezione creativa, bisogna fare una dialettica tra sapere e ignoranza. Quando tu gusti qualcosa, detto in modo pratico, dovresti gustare, anche se hai l'expertise, diciamo, noi gustiamo un tè, lei ha molta expertise sul tè, io no. Ma se tu vuoi fare l'esperienza del tè che stiamo facendo, tra me e lei, non è che siccome lei ha più expertise necessariamente comprende di più il tè di cui sta facendo l'esperienza. Lei, se riesce, mentre beve questo tè, a dimenticarsi ciò che ha imparato e, come diceva Merleau-Ponty, a bere il tè come fosse una cura al primo giorno, come se fosse la prima volta che lo beve, lei sta, diciamo, facendo diventare il suo gusto qualcosa di nuovo, di creativo, che incontra il tè in un modo che può dare, diciamo, sviluppo a questo percorso. Altrimenti è semplicemente una cosa tecnica, una cosa di acquisizione di dati, che poi lei semplicemente può anche, no? Se tu fai il tecnico del tè, non fai un'esperienza del tè sul piano estetico, tu fai il tecnico, riconosci quali sono i componenti, le cose, questo è anche una cosa che si può fare, è legittimo, ma stai facendo un altro tipo di lavoro. Se invece vuoi, diciamo, usare il gusto in modo più creativo e anche più immaginativo, hai bisogno di far giocare sempre il sapere sull'ignoranza. Ah, questo anche nell'arte, no? Picasso diceva che per fare arte
bisogna, mentre si crea, dimenticarsi di tutta l'arte che c'è stata prima, altrimenti sei bloccato, no? O come quando scrivi, se uno per scrivere un saggio pensa che deve leggere tutto ciò che è stato scritto nella storia su quegli argomenti, eccetera, non scrive neanche una riga. A un certo punto devi dimenticare e metterti a scrivere, se vuoi fare una scrittura creativa, altrimenti fai una compilazione di cose che sono state scritte prima e va bene. Quindi c'è sempre nella creatività questo rapporto tra ignoranza e sapere. Allora la cultura, naturalmente, non è un discorso contro la cultura, ma è un discorso di critica della cultura, di stare attenti a questi aspetti socio-politici della cultura, che sono, diciamo che in altri campi questo è ovvio, lo sanno tutti, ma per la gastronomia e il gusto siamo molto indietro, no? Per cui c'è sempre questo fatto, tatin, tatam, il buon gusto, il fine dining, il sommelier, tu sai tutto, io non so niente. Siccome tutti mangiamo, l'esperto ha lo stesso numero di pasti del non esperto. E ho conosciuto esperti di cibo che non capivano nulla, erano idioti, non avevano comprensione, e magari persone che non sanno nulla del cibo, che magari danno qualcosa di... ti danno un'idea molto interessante, no? Poi naturalmente se tu usi bene la tua cultura e la sai giocare, questo è un plus. Buon idea. Grazie. Io ho preso una brevissima. Sì. Magari un argomento per una prossima conferenza. Ti puoi mettere qui? Ah, perché la... No, io mi alzo, ma non è una domanda. Io, insomma, è moltissimo interessante questo rapporto tra cibo e memoria. Volevo sapere se l'hai raccontato molto cristiano, sì. Tra l'altro. Se l'hai raccontato in uno di questi libri, perché non ho capito. Sì, 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 un po' nel gusto come esperienza, cioè, sì. Cioè sì, c'è il tema della memoria, Proust, naturalmente. E poi c'è anche il tema, sì, uno dei motivi per cui il cibo, il piacere del cibo è considerato meno importante di altri piaceri artistici o intellettuali, è perché si pensa che il cibo si consuma, no? Il cibo non resta, per cui l'esperienza del cibo è breve, per cui, come dire, però la memoria in realtà è molto profonda, no? Può essere molto profonda. Quindi in realtà in quel libro c'è un po' di queste cose, non moltissime in realtà, però. Allora, tornando alla commento precedente, no? Sarebbe la saggezza quella di statismo, cioè, sì, è una specie di saper muoversi. Esattamente, sì, questo discorso sul gusto come compito è un'evoluzione di questo tema della saggezza. La saggezza è, lei ha letto il libro evidentemente, è l'ultimo capitolo di questo libro, Il gusto come esperienza, che parla di questo tema della saggezza. La saggezza, il saggio è colui che assaggia, è che il saggio ha una dimensione esplorativa, essayer, assaggiare, esplorare. Mentre il sapiente è colui che sa, conosce e riconosce, ed è una dimensione più intellettuale la sapienza della saggezza. Infatti la saggezza è una categoria filosofica poco praticata, non è più praticata l'intelligenza, l'abilità. Il saggio è colui che sa orientarsi, ma non è necessariamente un esperto il saggio. Il saggio può essere anche non esperto. Bene, allora se c'è un'ultimissima domanda do spazio anche molto più semplice, oh, anche molto semplice, perché adesso c'è la lezione, secondo me vorrebbero fare domande semplici, ma se mi posso guardare la mia, no, per favore, chiediamo solo se mi mangiate il capo così se non per commentar rapidamente como foi essa passagem de la cucina e arte para a epistemologia, o que migrou a tua linguagem, o que mudou aí no teu olhar ou na perspectiva do modo de abordar o gosto, claro, focando no vinho, mas o que você diria que a epistemologia é uma concordância de quê na sua pesquisa? Passaggio già questo nostro libro, sì, caro, a epistemologia un po' da, de, cioè
internamente. What has changed in the trajectory of your research? How sì, sì, sì. Beh, appunto, è il passaggio da dalla valutazione, dalla necessità di valutare la cultura e l'expertise del gusto a criticare la cultura e l'expertise del gusto. Criticare nel senso che dicevo, diciamo che gli ultimi due capitoli del gusto come esperienza, che sono l'indifferenza e la saggezza, sono la base di questo poi discorso su epistemologia, cioè, come dicevo, il gusto non è semplicemente ciò che noi applichiamo sulla base di standard o di regole. Ieri a casa della nostra amica Bianca, che è qua e che ringrazio, perché è stata colei che ha dato l'idea di traduzione di questo libro anni fa, io ho bevuto un vino, che era un vino pais, un vino molto semplice, cileno, no? Un vino contadino, un vino molto semplice. Ecco, secondo gli standard di gusto, del buon gusto, dell'enologia, del sommelier, di me 10 anni fa, questo vino, molto semplice, molto semplice. Come se, intanto semplice, volesse dire qualcosa di brutto. Perché? Ah, un buon vino deve essere complesso. Dove sta scritto? Chi l'ha detto? Una persona complessa è meglio di una persona semplice? Dipende, a volte sì, a volte no. A volte le persone complesse sono peggiori, no? Primo, poi secondo, che cosa vuol dire semplice? Perché la musica dei Beatles era una musica molto semplice, quasi da idioti, molto facile, cioè 4 accordi, no? Però la musica dei Beatles, per motivi di magia inesplicabili, ha acquistato una profondità tale che è diventata, sapete, non hai bisogno, ci sono musicisti molto più complessi che nessuno si rifila, non hanno nessun senso. Allora, nel vino è la stessa cosa. Io ho bevuto questo vino ieri con grande piacere, anche perché c'era un contesto, perché eravamo insieme, eravamo in una situazione. Quel vino lì era fantastico ieri. Il gusto di quel vino era fantastico. Noi facevamo il gusto di quel vino perché era questo vino, eravamo noi, eravamo. Questo è l'epistemologia, questo è c'è una sorta di discostruzione. Esattamente. Sì, però già lì c'erano delle parti, io già faccio delle critiche anche lì all'expertise, dico che ci sono dei rischi, che non è così, però ora è più esplicito.